Salve a tutti raga, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi andremo ad affrontare un nuovo gameplay di un gioco molto particolare uscito nel 2019 però da pochi giorni disponibile su PlayStation Plus per tutti gli abbonati di PlayStation Plus, quindi gratis. E questo gioco si chiama Erika, non so se avete sentito parlare comunque di questo gioco, è un thriller interattivo del team di sviluppo Flavorworks, uscito appunto nel 2019, ed è un gioco che si può giocare con lo smartphone ma anche con il controller. Io sono su PlayStation 4 e per cui questo gioco mi ha incuriosito subito, anche perché è sul filone del gioco dei thriller interattivi che ogni tua scelta può influire sul proseguo della storia. È un gioco che non dura nemmeno tanto, ho letto che durerà su intorno alle 2 ore. Io lo porterò ovviamente a pezzi ed è molto particolare. Infatti vediamo che si può giocare sia con lo smartphone che con il pad, per cui andiamo a controllare subito il pad e quindi a fare continua. Vediamo se riesco a capire un po'. Ecco qua, continua, nuova storia. No, io avevo iniziato, però facciamo una nuova storia. Ecco qui, sovrascrivere, continua. Come dicevo, questo è un thriller interattivo, un gioco che sinceramente mi ha incuriosito perché va un po' sul filone di Heavy Rain, Beyond Two Souls, Life is Strange, insomma, Detroit Become Human, un po' su quel filone lì. Andiamo subito a vedere cosa succede. Ecco qui. Sono attori veri che hanno interpretato appunto questa storia. È un po' abbastanza particolare questo accendino. Accendiamo questa candela, vediamo un po' che succede. Non era proprio una candela, ma... Trascina per esplorare. Capito, trascina per esplorare, vediamo un po' com'è che funziona. Ma cos'è che devo fare? Oh, devo esplorare, devo trascinare qui sulla parte centrale. Ah, ok. Non stavo capendo nulla. Tanto fa caldissimo, accendo il ventilatore qui. Allora, sta girando un vinile, un disco. Credo sia lei, Erika, la bambina protagonista. Erika. Ecco qui, è proprio lei. Non dovresti giocarci, è pericoloso. Ok, sei pronta? Mamma e io ci incontrammo tanti anni fa in un posto chiamato Delphi House. Era un'infermiera e io un dottore. Questa è la madre?
di notte ci raccontavamo storie. Lei mi parlava del futuro. Cose meravigliose. Cose che solo lei vedeva. Sto già imparando a... Io le parlavo del passato, di una grande sacerdotessa, col marchio di una farfalla, che nel fuoco poteva vedere il futuro. Scusate, rumori di fondo. Allora, vediamo questa foto. Ah, qui è quando era incinta di lei, di Erika. Dicevo che era magica, come la sacerdotessa. Credo che anche tu sia magica. Ma dovrai provarlo. Scegli una foto. Quella allora, che preferisci. Quale scegliamo? Vi ricordo che ogni scelta influisce sul finale poi del gioco. Ce ne saranno altri, tanti di finali. Quale scegliamo? Scegliamo questa, dai. Non so se ho scelto quella. Eh sì, ho scelto quella, dai. Oh, bellissimo. Ora chiudi gli occhi e concentrati. Adesso evoca il potere dell'antica sacerdotessa. Trova di nuovo la mamma. Poteri paranormali, paranormali. No. Ah, che disastro. Tranquilla, sei ancora magica. Sarà sempre con te. Ricordatelo. Anche se non è qui, è sempre parte di te. Interessante. Se potessi guardare nel fuoco e vedere il futuro, cosa credi che vedresti? Ah, devo aprire? Oh my God! Questa cosa del pad devo ancora capirla, ragazzi, scusatemi, ma... devo ancora capire sta cosa. Allora... devo ancora capire come cacchio è che funziona. Thank you.
Sto facendo così, ma perché non funziona? Ah, ecco, dai. Finalmente. Oddio. Oddio. Scusate ragazzi, problemi tecnici, ma dovevo capire bene, dovevo vedere com'è che funziona il pad per un gioco particolare. Stava sognando. Cavolo. Vi spiego ragazzi, è un gioco particolare perché bisogna interagire con il joypad, però con la parte centrale, quindi bisogna trascinare ogni volta, quindi non si usano le levette e i tasti come tutti gli altri giochi, quindi è abbastanza particolare, ecco perché mi sono fermato un po' per capire. Comunque andiamo avanti perché mi sembra molto interessante questo gioco, non so se a voi sta piacendo, ma a me sinceramente mi sta prendendo, anche se è passato poco, relativamente poco dall'inizio del gioco. Lo specchio del bagno. Sto pulendo il vetro praticamente. Qua dobbiamo scegliere. Lascia perdere, affronta, rassicura o giustifica. Rassicura in che senso? Lei stava sognando. Facciamo affronta. Trascina per esplorare. È tutta colpa tua. Chi è questo? Andiamo a vedere. C'è la maschera del maiale di Saw. Di coloro che rapivano le persone in Saw. Solo enigmista. Chiudi, togli il lucchetto. Togli il lucchetto. Che voglio vedere chi è questa. Aiutiamo, l'aiutiamo, l'affrontiamo. Aiutiamola. Sto cercando un po' di capire, eh. Finora non si è capito un granché, è interessante, ma si è capito però che lei praticamente ha perso i genitori a quanto pare, oppure la madre sicuramente, non so il papà, sembrava un ricordo quello dell'inizio. Apriamo, ma piano piano. Allora, questo quaderno è un quaderno con disegni, foto, anche abbastanza inquietanti, come questa. Questa persona alla porta con una pistola, un pugnale, un coltello in mano.
Un carion, questo sembra un carion. E nell'ultima pagina c'è una donna e un occhio enorme. È lei che disegna. Devo disegnare io? Che cosa devo disegnare? Che sto disegnando? È un pacco. Fragile. Fragile. Volevo ricordarvi, ragazzi, che questa è una blind run. Io non ho mai giocato questo gioco. La prima volta, cioè, l'ho scaricato poco fa, praticamente, e sto iniziando a giocarci ora. Una mano, con in mano qualcosa. Interessante questo. Signorina Mason, sono il sergente Blake. Ho l'incarico di seguire il caso. Posso vederlo? Ma sergente Blake vuole vedere il mio quaderno. Strappa o consegna? Me lo consegniamo? È un disegno che fa spesso. Cosa riesce a decifrare questo sergente Blake? È greco, vero? L'Epsilon Delfica. Trovata su suo padre. Era anche sul medaglione. La mano apparteneva a un uomo chiamato Akal Johar. Lavorava alla Delphi House. Credo che ci sia stata con suo padre. Ho capito, dobbiamo indagare sulla scomparsa di nostro padre. Collegamento al caso? Quello di suo padre è un caso irrisolto. Ho capito. Sapeva che era uno dei fondatori della Delphi House con quest'uomo, Lucien Flowers. Anche lui potrebbe essere un obiettivo. Senta, al momento stiamo sorvegliando la Delphi House, programma di protezione. Condurrò le indagini da lì, credo che per ora sarebbe il posto più sicuro anche per lei. Ho capito, allora stiamo indagando sulla scomparsa di nostro padre e questo sergente Blake vorrebbe aiutarci. Tutto è nato da un ricordo, praticamente, da un sogno di Erika, che si è confrontata con suo papà. Lei a quanto pare vive da sola e si trova in mezzo a questo caso. Vorrebbe appunto capire cosa è successo al padre, da quel che sto capendo. Però è frutto anche di tanti ricordi, anche di sogni, da quello che sto vedendo. Da quello che sto vivendo, stavo dicendo. Perché stiamo vivendo questo gioco. Questo sono persone vere, ragazzi. È un videogioco abbastanza atipico. Ah, devo cancellare. Cos'è? Non ricordo anche questo. Ah, stiamo andando nel posto in cui c'è detto il sergente. Sergente Blake ci sta conducendo a questo posto. Vediamo cosa succede. Bene, io direi di fermarci qui per questo nostro primo episodio di Erika su PlayStation 4. Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito e
Ovviamente andremo avanti, vedremo un po' cosa succederà a Erika, cosa riuscirà a scoprire di questa storia.